investiti e per i soldi dei contribuenti in prodotti finanziari derivati, 52 milioni li abbiamo già persi perché sono caduti nel fallimento della Demandrale. E quindi, insomma, diciamo, dobbiamo essere più attenti, gli amministratori devono essere più oculati, anche nel controllo della gestione della società partecipata. Va perseguita evitando sprechi e doppioni. Per esempio, mi pare assurdo che si continui ad avere in ogni ospedale un laboratorio di analisi, quando oggi con le tecnologie attuali un laboratorio di analisi può coprire non solo la provincia ma ancora. Tenete conto, ci sono famiglie che fanno fatica, soprattutto quando sono separate e con i figli, ad arrivare a fine mese. E lì noi ci dobbiamo far carico, o persone anziane che vivranno sempre di più e non sempre c'è vita negli anni, ma spesso c'è bisogno di un'assistenza sociosanitaria che aumenterà. Adesso andiamo avanti. Peccato, l'argomento è interessante, sì. Comunque si è capito che il tema della sanità entrambi sarà centrale per il territorio. Abbiamo 33.000 dipendenti nella sanità napoletana, solo 3.000 sono medici, gli altri sono tutti. Una domanda per entrambi, anche questa suggerita dal nostro lettore. Si sa che comunque il ruolo del consigliere regionale non è ben retribuito, c'è una buona retribuzione che varia poi, diciamo, 4.000 euro, 3.000, 4.000, 5.000, dipende un po' anche dal qualcosa, se voi venisse letti qualcosa comunque di questo introito anche al partito, in che modo viene organizzata questa restrizione? Non c'è il rischio che la corsa al consigliere regionale diventi quasi la corsa alla posizione del lavoro? Cominciamo in questo caso quello da Razzoli, che abbiamo. Comunque nel nostro partito so che vige la regola da parte validata al partito, questo sia giusto, e per quanto mi riguarda non ci sono problemi. Non è detto che un bravo professionista sia un bravo politico e che un bravo politico sappia fare anche altre cose. Può capitare tutte e due le cose, ma non è obbligatorio. E comunque quando uno fa un lavoro ed è ben retribuito, tra l'altro, lo deve fare con impegno. Sono stato nominato vicepresidente del Consiglio, del Consiglio, è un bilancio separato. Poi io personalmente ho rinunciato al lavoro e non ho fatto nessuno tanti viaggi. Ogni consigliere ha diritto, ogni vicepresidente, anche l'altro vicepresidente ha rinunciato all'autonomo, però ci siamo trovati al minimo proprio nel chiederlo, perché nei momenti di crisi, poi noi abbiamo un'indennità nostra, un rimborso spese per quanto riguarda l'autovettura privata, quindi mi sembrava assurdo dover mettere a disposizione un autista e una macchina per necessità che non si vede. E poi i viaggi di rappresentanza, i famosi viaggi di rappresentanza, io non ne ho fatto neanche uno in 5 anni. Quindi non ti capiterà quello che è capitato da De Bono? No, di sicuro, Questo è per l'importazione che diciamo che qua nei momenti di crisi, la crisi c'è per tutti, tutti dobbiamo fare con noi. Noi come negli altri partiti diamo il 10% del compenso al partito, quindi io ogni mese verso automaticamente il partito. Diciamo una doppia domanda, innanzitutto per quale motivo un lettore dovrebbe votare il redattore in popolo della Razzoli? Però insieme a questa domanda ne voglio porre anche un'altra. Si tratta di una sfida tra poli, sono tre, vabbè, quattro candidati, però sembra molto più una sfida dentro il popolo. Adesso il popolo della Razzoli è l'amico nemico Pietro Colonnella, questa competizione, oppure Vittorio Santori teme avere la presenza anche di è una gara quasi più interna per voi che siete candidati consiglieri che esterna, per quella magari una gara che riguarda le candidati alla presidenza. Cominciamo con Santori adesso. Ma adesso io direi che l'elettore è sufficientemente maturo e cosciente da poter scegliere
tra i tanti candidati quello che gli dà maggior sicurezza sul raggiungimento di alcuni obiettivi locali, sulla serietà del comportamento, sulla sua diciamo, libertà di azione, che non abbia scheletri dietro, che non abbia lobby alle spalle. Quindi queste cose vanno valutate così come va valutata l'esperienza di ciascuno nella fase precedente a questa campagna elettorale. È un bagaglio di dati che l'elettore valuterà e quindi nel suo interesse saprà come dare il voto. Professore, non parlavo di amico nemico, intendevo comunque amico perché sono anni, penso che da una vita siete stesso partito, però in qualche modo c'è anche questa competizione. Diciamo colleghi, a me non piace abusare della parola amico. Allora, la corsa elettorale, come dice il mio amico Franco Paoletti riprendendo una frase, un detto di Giuliano Silvestri, è una corsa a cronometro. Io non guardo agli altri miei colleghi che concorrono insieme a me per l'elezione al Consiglio regionale. Io penso al lavoro che devo fare io per far affermare il concetto che ho messo nel manifesto, l'esperienza che conta. Credo che questa sia una ragione importante, perché non si tratta di dare il voto a chi stringe più mani o a chi distribuisce più volantini o che altro. Si tratta di dare il voto a chi si ritiene il più idoneo o la più idonea a governare bene questa regione. L'esperienza che conta vuole significare, cari concittadini sanbettesi, cari amici che vivete nella provincia di Ascoli Piceno, io ho governato per 8 anni come San Betto del Tronto, credo di averlo fatto sostanzialmente bene, oggi mi viene riconosciuto più di allora, anche perché dopo di me insomma, qualcuno si è impegnato molto per farmi rimpiangere, e quindi per questo credo che mi vada dato il sostegno, perché poi io non mi dimentico. E concludo dicendo la frase che ho messo su Facebook, una frase di Carlo Azeglio Ciampi, quando un giornalista gli chiedeva: ma come mai, Presidente, la gente ha tanta fiducia in lei? Lui rispose: perché nella mia vita ho risposto a questo imperativo, dire quello che si pensa, fare quello che si dice. E io ci provo.